Ciao a tutti, benvenuti al primo appuntamento di Chiedi al commercialista dell'Informa Giovani del Comune di Cori. Saranno quattro incontri digitali, quelli che ci accompagneranno insieme nei prossimi mesi. Siamo con Alessandra Fanti, che insomma a cui do il benvenuto. Ciao Grazie, Alessandra. buon pomeriggio. Quello che vogliamo fare con questi appuntamenti è quello di raccontare una figura che spesso è poco compresa anche soprattutto dai giovani, da chi si affaccia per la prima volta a un lavoro, all'acquisto di una nuova casa, magari a delle decisioni che non aveva mai preso prima. E il commercialista è quella figura che appunto è un po' mal compresa. Però noi siamo qui proprio e soprattutto ringrazio di nuovo Alessandra per la disponibilità per dare ecco in questo primo incontro un po' di orientamento. Quindi facciamo innanzitutto una domanda di rito. Alessandra, ma chi è il commercialista? Quindi come ci può aiutare questa figura e anche soprattutto in tempi così incerti come durante questa pandemia? Allora, intanto di nuovo buon pomeriggio a tutti quanti. Prima volevo fare un ringraziamento a Marco De Cave, che è il presidente della Polygonal, che mi ha invitata oggi a fare questo, così a tenervi compagnia per parlare di una materia che, diciamo, è un po', ostica per qualcuno. E come ha detto Marco, ci incontreremo per altre 3 o 4 volte. Cercherò di essere abbastanza chiara, cercherò di fare anche degli esempi abbastanza pratici per far comprendere un pochino quello che è la nostra attività e i servizi che possiamo rendervi all'occorrenza, ovviamente, per quello che sono le vostre necessità. Il commercialista è un professionista che ha conseguito la laurea sia triennale che magistrale. In più poi ha fatto anche almeno 18 mesi di praticantato presso un altro commercialista abilitato da almeno 5 anni. E il praticantato è necessario per poi fare l'esame di stato per l'abilitazione. Fatto quello e superato anche quello, il commercialista a quel punto si può iscrivere a un albo che è tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti, nel mio caso quello di Latina. E ci tengo a dire questa cosa perché è importante per ognuno di voi sapere con chi state parlando. Tra l'altro, se vi collegate nel sito dell'Ordine dei Commercialisti, nel nostro caso di Latina, perché stiamo parlando a Latina, potete andare a fare la ricerca in un apposito link all'interno del sito dove ci sono la lista dei commercialisti regolarmente iscritti all'albo. Quindi questo. Quindi ci dobbiamo fidare innanzitutto. Quindi, se non vi fidate della persona che avete di fronte, perché magari volete essere certi che sia realmente un commercialista, potete andare a vedere nel sito, basta mettere il nome e cognome e esce la data di iscrizione, il numero di iscrizione all'albo e se ancora l'iscrizione è attiva. Perché attiva? Perché non basta essere iscritti all'albo, ma dobbiamo poi continuare a fare una formazione obbligatoria da quel momento in poi fino a quando eserciteremo questa professione. Quindi dobbiamo partecipare a dei corsi organizzati dall'Ordine dei Commercialisti che ci faranno maturare dei crediti formativi necessari, obbligatori per poter continuare a fare questo lavoro. Quindi non è un'attività, cioè, il cammino non è facile quindi per arrivare a fare questa professione, però è indispensabile perché quando il cliente barra azienda, impresa, professionista si rivolge a noi per una consulenza, dobbiamo essere in grado
di dare una consulenza più precisa possibile per non creare delle difficoltà, dei danni al cliente che si presenta a studio. Dal punto di vista delle consulenze, ecco, dicevi, quindi il commercialista va un percorso lungo, no? Quindi quali sono le consulenze, le domande che devono essere fatte a un commercialista, ma perché devo venire da te Alessandra a dirti, Alessandra, io ho questo problema, ma quali problemi o quali esigenze risolvi? Allora, il commercialista è un professionista in materia di economia, quindi ha una preparazione che praticamente abbraccia tutta questa sfera. Il commercialista è il professionista che dà delle consulenze in materia fiscale, per esempio compilazione della dichiarazione dei redditi, un esempio che è quella che più o meno sentono un po' tutti, adempimenti di natura contabile, quindi la tenuta della contabilità, la redazione di un bilancio se parliamo di una società, parliamo di diritto societario per aiutare il cliente nella costituzione della società e definire lo statuto e l'oggetto sociale della società. Preparato sul diritto fallimentare, diritto del lavoro, quindi ha una conoscenza su tutti questi ambiti. Quando il cliente si avvicina a noi, si avvicina quando ha, per esempio, bisogno di vuole iniziare un'attività, un'idea, un progetto da realizzare e quindi contatta, il commercialista ci contatta per sapere come meglio fare per iniziare questa attività, come deve essere inquadrata, se è un'attività commerciale, se è un'attività professionale, se deve essere iscritto alla Camera di Commercio, se si deve iscrivere all'INPS, quale regime fiscale più conveniente per il tipo di attività, se può approfittare dei regimi agevolati perché è la prima volta che inizia un'attività in proprio, se deve iniziare un'attività di lavoro dipendente, un lavoro dipendente, quindi vuole magari avere un consulto per quanto riguarda il contratto di assunzione, per magari fare per avere un conforto se il contratto è più o meno rispondente alle aspettative del lavoratore dipendente, la dichiarazione 730. È una carrellata, ci stai facendo proprio tutto il riassunto della vita, come dire, lavorativa di un commercialista. E poi ti volevo fare una domanda, no? Fatto su anche il discorso del sì. Parliamo di un giovane che vuole iniziare un'attività in proprio, la maggior parte delle volte anche si pone il problema del come iniziarla, perché non sempre si ha la liquidità necessaria per poter far fronte a tutto questo, no? Cioè, quindi abbiamo una bellissima idea, un grande progetto, però c'è un problema di fondo che non si ha la liquidità. Possiamo anche dare questo tipo di consulenza, se ci sono in quel momento dei finanziamenti agevolati, oppure come accedere al finanziamento normale bancario, al microcredito, insomma, anche questo aspetto, cioè accompagniamo, io perlomeno accompagno il cliente un po' in tutta la fase, dall'inizio alla fine, dalla consulenza di base, poi nella quotidianità studiare le strategie fiscali durante l'anno, quando ci sono dei cambi di normativa, come adesso, per esempio, che stiamo aspettando che uscirà il nuovo decreto ristori il quinto, probabilmente ci saranno dei bonus e incentivi ci sono stati già con la legge di bilancio che è stata approvata a Capodanno, però col decreto ristori ci saranno dei bonus che aiuteranno quelle attività che in questo periodo di pandemia purtroppo hanno subito gravi perdite, perché alcuni sono stati proprio chiusi e non hanno potuto lavorare, ci sono proprio attività che sono mesi che non operano. Quindi ecco, informiamo anche il cliente di tutte queste novità che ci stanno, e questo ultimo anno sono veramente tante, proprio tante.
Quindi ecco, ritorno appunto al senso di questo incontro. Per chi si fosse connesso soltanto ora, ricordo la rubrica di Chiedi al commercialista, quindi saranno una serie di incontri digitali in cui raccontiamo di volta in volta una serie di aspetti rispetto al commercialista, quali situazioni dal punto di vista contrattuale possono essere trovati, quali sono le novità dal punto di vista della situazione attuale e molto altro. Quindi continuate a seguirci anche nei prossimi appuntamenti. La mia domanda è la seguente: quindi ci hai raccontato molte cose, ci hai raccontato molte situazioni per cui un commercialista è così importante. Quindi come funziona proprio una consulenza, diciamo, generale? Io, quindi, abbiamo detto, andiamo sull'ordine, quindi la pagina dell'ordine dei commercialisti, quindi seleziono in questo caso Alessandra Fanti e quindi cerco, immagino c'è un indirizzo anche sulla pagina, vengo e suono. E lui dice ciao, chi è? E io dico sono Marco. E tu mi dici come fai, mi accogli? Adesso immagino anche, insomma, è un po' difficile dal punto di vista fisico. Però mettiamo che in tempi normali, no? Suono, mi accogli e che cosa accade? Cioè, quali sono le domande magari che fai ai tuoi, a una persona che per la prima volta viene? Come ti orienti? Allora, intanto per spezzare un momento, un momento così e non parlare solo di fisco, se mi bussano alla porta, basta che hanno la mascherina, si può entrare. C'è anche l'igienizzante, quindi si può fare. Però proprio una battuta. No, sicuramente lo accolgo, il cliente. La persona, innanzitutto io chiedo che cosa ha intenzione di fare, qual è la sua il problema da risolvere, oppure se ha bisogno di una consulenza per iniziare un'attività in proprio, e a quel punto il cliente mi dice quali sono gli obiettivi, quali sono i progetti, qual è l'idea che deve mettere in piedi. A seconda di questo tipo di attività, io praticamente indirizzo il cliente a fare un'attività. Tra l'altro, mi può anche chiedere se è preferibile farlo come ditta individuale o se farla insieme ad altre persone che possono essere o dell'ambito della famiglia o altri che possono essere amici o conoscenti, insomma, quale uno vuole iniziare un'attività insieme ad altri. Quindi, a seconda se si vuole fare un'attività in proprio, autonoma, in ditta individuale, oppure se si vuole fare un'attività insieme ad altre persone, a quel punto studiamo se è una ditta individuale, me ne occupo direttamente io con l'apertura della partita IVA all'Agenzia delle Entrate, se è obbligatoria anche l'iscrizione, necessaria l'iscrizione alla Camera di Commercio, perché magari si svolge un tipo di attività che deve essere iscritta alla Camera di Commercio. Provvedo anche a quella, l'iscrizione all'INPS per la parte previdenziale o INAIL assicurativa e infortunistica, per se sempre si ha l'obbligo di iscrizione all'INAIL, perché non tutte le attività devono essere iscritte all'INAIL, o ad altri enti pubblici a seconda del tipo di attività che si va a svolgere. Se invece vuole essere costituito come società, questa attività si vuole fare come società, allora a quel punto il cliente, se non ha un notaio che conosce per poter fare questo, posso trovare un notaio per fare lo statuto, per creare la società, dare vita alla società e poi tutta la fase successiva. A secondo se è una ditta individuale o se è una società, si andrà a verificare anche quale tipo di contabilità è più idonea per uno o per l'altro, perché per una società si dovrà fare per forza una contabilità ordinaria, perché è più complessa. Per uno individuale, se siamo sotto certi limiti di fatturato, si può anche iniziare con dei regimi, un regime forfettario o altri regimi a seconda di quello che si va a fare, perché Certamente, di quindi cui parleremo tra l'altro nei prossimi appuntamenti. un'altra situazione. E dopodiché il commercialista, da quel momento in poi, segue l'azienda o il cliente quotidianamente con
controlli su quello che svolge nella propria attività. Il cliente può chiamare il commercialista per sapere se sta facendo bene o sta facendo male, lo aiutiamo per fare le prime fatture, per fare la registrazione dei primi corrispettivi. Insomma, lo seguiamo in tutta la fase di partenza, perché è la fase più importante, perché l'amministrazione non sempre si conosce perfettamente, cioè o si sa gestire. Quindi, almeno per quel che mi riguarda, io poi accompagno il cliente in tutta la fase fino a che non inizia ad avere una certa autonomia nel gestire tutto. Ma poi la mia domanda è, quindi mentre insomma vi scambiate pareri, eccetera, tu proprio come commercialista puoi anche dare dei consigli, ad esempio, non so, devo acquistare questo macchinario, ad esempio, o voglio comprare questa cosa, lo posso fare, come posso fare? Quindi dai anche questo tipo di consulenza. In base a quello che è anche la normativa vigente, con agevolazioni particolari, se ci sono dei crediti d'imposta per l'acquisto di nuovi, per nuovi investimenti, quindi acquisto di attrezzature nuove, di beni strumentali nuovi, ci sono delle agevolazioni, e quindi a seconda di quello che il cliente vuole fare, cerchiamo di trovare la soluzione quella più giusta, quella anche più economica, quella che dà più vantaggi fiscali. Chiaramente, ho capito. Quindi io mettiamo sia tuo cliente, quindi diciamo abbiamo questo rapporto, magari al di là della mia magari diciamo contratto di lavoro, al di là della mia impresa, eccetera, posso anche chiederti domande, non so, sull'acquisto di una casa o su alcune spese mediche, cioè tu mi puoi dare anche questo tipo di informazione, Alessandra? Sicuramente sì, ultimamente poi accade molto spesso che facciamo anche questo tipo di consulenza, soprattutto con nuovi vantaggi fiscali anche per le ristrutturazioni di immobili, quindi tante persone vogliono comprare la casa, magari la casa anche da ristrutturare, quindi diamo una consulenza sia sull'acquisto della prima casa, acquisto della casa in generale, e quindi a seconda della situazione che si presenta vediamo qual è la soluzione migliore per acquistare la casa e avere maggiori agevolazioni fiscali anche in termini di IMU, di imposta di registro per l'acquisto, poi in termini di spese, allora, anche per quanto riguarda le spese mediche, quindi come devono essere fatte queste spese, pagate queste spese per poterle detrarre, come devono essere fatte, cioè cosa devono contenere i documenti fiscali delle spese mediche per non perdere la detrazione, per le ristrutturazioni come devono essere fatti i bonifici sulle fatture, anziché, perché altrimenti anche lì si perde l'agevolazione se non vengono fatte in un determinato modo. Insomma, qualsiasi sia la problematica che di natura fiscale, contabile, che ruota intorno alla persona, non necessariamente la partita IVA, cioè la persona che ha anche una partita IVA, ma anche uno che non ha, cioè, perché parliamo di un dipendente, parliamo di un pensionato, comunque le spese mediche ce l'hanno tutto, una ristrutturazione la fa lo stesso, non è che la fa solo l'impresa che ha la partita IVA, le polizze, il fondo pensione lo fa anche un dipendente, le spese universitarie dei figli, le spese universitarie le sostengono anche i genitori che fanno un lavoro dipendente, quindi noi diamo assistenza a 360 gradi tutta questa sfera qui. Una domanda, ecco, che mi ha sempre anche a me personalmente confuso, magari in tempi passati, perché ci sono i CAF e i commercialisti, ma sono cose diverse, o un commercialista può essere un CAF? Che cos'è un CAF? Che cos'è un commercialista? Perché spesso, no, accade quando soprattutto si sta all'università, no? Bisogna fare l'ISEE per provare a prendere borse di studio, ad esempio, o entrare all'interno di concorsi e così via. E quindi io, la domanda anche per chi ci ascolta e chi ci ascolterà, insomma, anche nelle prossime puntate, nei prossimi momenti, è: che cos'è un CAF e che cos'è un commercialista, e come si
in qualche modo si connettono questi due mondi, potremmo chiamarlo, recenti su questo punto. Allora, l'attività del CAF possiamo dire che è un'attività complementare a quella del commercialista, se andiamo a vedere. I CAF più o meno sono nati intorno agli anni 80 e sono costituiti sotto forma di società di capitali. E questi CAF nascono soprattutto da strutture sindacali dei lavoratori dipendenti e imprenditori e sostituti d'imposta. Allora, l'attività, diciamo che il CAF fa più un'attività, se vogliamo, di sbrigo della pratica, per essere più semplice, no? Quindi fa l'invio delle dichiarazioni dei redditi precompilate, oppure aiuta nella compilazione del 730 il cliente. Fa i certificati ISEE, i certificati ISEU per i ragazzi che vanno all'università. Adesso aiuta anche nella predisposizione della pratica per ottenere il reddito di cittadinanza. Okay? Però diciamo che sono tutte attività proprio inerenti alla pratica, cioè un disbrigo della pratica, un disbrigo Quindi del l'ultimo pezzettino, diciamo. e finisce lì, cioè l'ISEE non ha bisogno di una consulenza costante del tempo, cioè è una pratica che si fa in quel momento, si presenta il cliente, porta i propri documenti, si compila, si consegna per un Chiaro. anno quella pratica, quell'ISEE ha validità, cioè appunto validità annuale. Non può fare consulenza però, anche se magari all'interno del CAF le persone che ci lavorano hanno delle competenze, cioè sono preparate per fare quella determinata cosa, però il CAF non può fare la consulenza. Quindi diciamo che un po' per fare un esempio abbastanza semplice, semplice. Allora, se io ho un raffreddore, mi viene raffreddore, dove vado? Vado dal medico curante per farmi curare, no? Mentre se ho o addirittura in farmacia, dal farmacista mi faccio dire: guarda, ho questa cosa, e il farmacista magari mi dà un farmaco e passa tutto. Diverso è se io ho una malattia più seria, ho una patologia, ho una situazione un po' più delicata da gestire, e a quel punto io mi devo rivolgere a un professionista specializzato in quella Certo. problematica. Se ho un problema di cuore, andrò dal cardiologo. Se voglio andare a insomma, se voglio mettermi in dieta, a dieta, Allora, quindi, capisci? Allora, ok. il discorso è questo, un po' per far capire. Dal CAF posso fare, ecco, queste operazioni piuttosto snelle, e diciamo che si rivolge prevalentemente, non esclusivamente, ma prevalentemente a dipendenti e pensionati. Molte volte si parla di CAF, a volte anche erroneamente, perché si fa un po' di confusione con il patronato. Dice: io vado al Ok. CAF, ma in realtà non vanno al CAF, tanti vanno al patronato per magari farsi vedere un contratto di lavoro, per andare a vedere una pratica di pensione, un'invalidità, eccetera. Quindi dice: vado al CAF, ma in realtà magari sono andati al patronato, che segue tutta un'altra cosa, che è la parte previdenziale, assistenziale o sociale, o per fare una pratica di agevolazione particolare. Ok? All'interno c'è anche il CAF, che fa invece quello che dicevo prima, 730, l'ISEE, prevalentemente i RED per i lavoratori, per i pensionati, e Chiarissimo. quindi sono tutte pratiche fini a se stesse, che iniziano e finiscono. Invece il commercialista fa più, oltre a fare queste cose di base, perché le può fare il commercialista, anche l'ISEE, l'ISAEU le può fare tranquillamente anche il commercialista in più. E dà anche fa le consulenze perché ha la Chiarissimo. preparazione e le competenze giuste per poterla fare. Sì, Questo questo è. anche per predisporre anche una strategia fiscale per accompagnare il cliente nelle varie fasi o dell'attività se lavora in proprio, o anche pianificare, per esempio, dei lavori che deve fare di ristrutturazione, esempio un lavoratore dipendente o un pensionato, quindi gestirlo in tutta questa fase, controllare che le fatture siano fatte bene, che i bonifici che stia facendo bene, anziché aspettare l'anno dopo
quando portano i documenti per fare la dichiarazione dei redditi, poi magari non sono fatti bene, o le fatture non sono state compilate correttamente, oppure i bonifici non sono stati fatti male, e poi non si può più detrarre nulla ed è passato un anno e non si può più correggere niente. Quindi facciamo anche questa assistenza quotidiana, per esempio, no? Anche ai dipendenti e pensionati. Quindi c'è una consulenza quotidiana importante. E poi siamo informati i clienti di tutta la normativa e delle variazioni normative che ci sono durante l'anno. Infatti, ecco, l'ultima veramente domanda, io ti ringrazio di nuovo, ringrazio, ecco, per questo primo appuntamento di Chiedi al Commercialista, perché abbiamo fatto tante richieste finora, poi se ci saranno ulteriori commenti, ulteriori richieste, magari nei prossimi giorni, le raccogliamo e parleremo, insomma, al prossimo appuntamento che faremo sempre per fine gennaio. L'ultima domanda è la seguente: quindi ci sono cambiamenti normativi, tu hai dato consulenza, come dicevi, no, nei vari decreti ristori, quindi c'è qualcosa in movimento, giusto? E un commercialista riesce anche a dare supporto in questo, quindi ci sarà un nuovo decreto ristori, come fai, come li tieni in contatto con i clienti e che cosa, come le vedi la prospettiva per questo? Magari, ecco, soltanto un tuo giudizio per darci almeno gli auguri di un nuovo un anno, insomma, in cui riusciremo almeno a recuperare la situazione. Allora, guarda, adesso in questi giorni uscirà questo decreto, ormai lo stiamo aspettando proprio, e a ore uscirà questo decreto. E ce ne saranno forse anche altri, perché speriamo che questa pandemia vada un po' a scemare, vada un po' a ridimensionarsi il tutto, e così possiamo riprendere il cammino lavorativo tutti con serenità e con tanta energia. Certamente io, da professionista e quindi da lavoratrice autonoma, sono sempre molto positiva, ovviamente, sul futuro, perché per prima io sono una libera professionista, quindi prima creo il lavoro per me stessa, quindi per forza io sono di natura una persona molto positiva e ottimista, e non posso vedere altro che ottimismo anche per il futuro di della nostra città, del nostro paese. E certo è che qualsiasi cosa noi decidiamo di fare, la dobbiamo fare con consapevolezza, dobbiamo avere un progetto, dobbiamo sapere dove andare, dobbiamo avere un'idea ben chiara, una grande passione, questo a prescindere, cioè ci deve stare sempre, adesso pandemia o non pandemia, una grande passione, tanta energia, tanta determinazione, e andare avanti dritti verso l'obiettivo senza guardare dietro, e pensare sempre a qualche cosa di nuovo, sempre qualche cosa che ci migliori, sempre qualche cosa che ci non dico che ci rende diversi, ma comunque ci fa migliorare, ci fa essere sempre più propositivi. E io costantemente mando, quando ci sono dei bonus, mando informativa, uso WhatsApp come mezzo più veloce, più immediato, perché quello bene o male ce l'hanno più o meno tutti ormai WhatsApp, e quindi a secondo del genere dell'attività che il cliente svolge mando una promemoria delle novità che ci stanno, che interessano quel settore. Altre volte faccio direttamente io, se ci sono delle domande, delle richieste da fare agli enti per avere dei bonus di aiuto in questo periodo, di aiuto economico, li faccio direttamente da studio, senza nemmeno chiamare il cliente, cioè li faccio direttamente arrivare da qui. Perfetto, e io non posso che ringraziarti, vorrei fare un'ultima battuta giusto per ridere, ma il commercialista, da quale commercialista va per farsi la propria gestione dei redditi? Così era una battuta, come il dottore, no? Quando sta male, da quale dottore va? Quindi è un po' una... ahimè, ce la facciamo da soli. Per ultima,
dopo che abbiamo fatto quelle degli altri, e proprio all'ultimo minuto la inviamo la nostra. Era giusto una battuta, insomma, per di nuovo ringraziarti e per vederci la prossima volta. L'anticipiamo qui il 4 febbraio alle ore 15, quindi ci vedremo con un nuovo appuntamento con Alessandra Fanti e parleremo di contratti, quindi sarà un appuntamento molto interessante e, insomma, rimanete sintonizzati. Grazie di nuovo Alessandra, ci vediamo presto. E grazie a tutti per l'ascolto. Spero di essere stata chiara, anche perché la materia non è molto semplice e facile, però comunque spero di essere stata, di aver dato un po', come dire, degli spunti, un'infarinatura che è stata, spero, utile a qualcuno di voi. È stata utile anche a me, che ero con te, quindi sicuramente. Grazie mille. Grazie. Buon proseguimento e buon anno a tutte le persone che ci stanno ascoltando e buon anno anche a te, Alessandra. Grazie Marco, buon anno a tutti. Ciao. Ciao ciao.